Di nuovo la conclusione, poi non va a calciare, lottano Pirlo e Matias Fernandes, ancora Roncaglia per Matias Fernandes che accelera in area di rigore, finisce giù, calcio di rigore. Decide così Rizzoli, Asamoah dice di no, ma per il direttore di gara bolognese, come nel primo tempo, anche qui è calcio di rigore. Con forza Matias Fernandes, ha ripreso un pallone ed è entrato nell'area di rigore, ha cercato di andare appunto verso la porta, poi si sono chiusi due difensori della Juventus. Ammonito anche Asamoah, qui rivediamo la sua accelerazione, Asamoah con il braccio lo ostacola, vediamo un po', è bravo Matias Fernandes a passargli davanti e a subire il contatto con tutto il corpo, e il calcio di rigore lo batterà Rossi, compagno nazionale di Gigi Buffon. Pronto ad andare Pepito, fischia Rizzoli, sinistro ed è 1-2, la Fiorentina dimezza lo svantaggio, rientra in partita con il gol numero 6 in campionato di Giuseppe Rossi. Ha aspettato molto, ha preso una lunga rincorsa, interno piede sinistro, molto angolato. Buffon magari capisce la posizione, ma ripeto è molto molto angolato. Intanto rivediamo da dietro, si riprende sulla gamba, sì. Sinistra di Matias Fernandes da dietro. Due rigori molto simili, vero, per il tipo di contatto che li ha fatti emergere. Sistema la Juve, il lancio del ghanese in area di rigore, Pogba e Chiellini a lottare con Savic, alla fine sbuca Tevez dalla parte posteriore che crossa verso Llorente, Gonzalo Rodriguez si calcia d'angolo. Attaccato a Llorente in questo caso giustamente perché sembrava che non potesse crossare Tevez, c'era pochissimo spazio, ma guarda come la mette con forza sul primo palo, bravissimo Gonzalo. Pronto il taglio per Giuseppe Rossi, la palla era veramente invitante. Recupera Pizarro che trova Matias Fernandes, Rossi si gira su Pogba, zona tiro, Rossi va in porta! Tempo si era visto in difficoltà, il secondo già entrato in maniera diversa, qui se lo inventa da solo perché non aveva l'opportunità di servire nessuno, è andato via molto bene, se l'è messa sul suo piede migliore, ha cercato questo tiro a incrociare forte, Buffon sembrava proprio proteso che potesse arrivare a questa parata, arriva proprio sull'angolino, 2-2, vedi qua se lo prepara, protegge da Pogba. E qui Buffon insomma poteva fare sicuramente meglio. Poteva fare sicuramente di più il portierone bianconero che non riesce forse a leggere, non se l'aspetta, ci mette le mani ma non la devia ed è incredibilmente, clamorosamente 2-2 con la Juve che ha avuto più volte la palla dello 0-3. Neto ha tenuto a galla la Fiorentina. Adesso triplicato, non ce la fa passare su Pirlo, ma scarica per Pasquale. C'è Borca Valero solo al limite, la palla per lui, Borca Valero, dentro per Joaquin, posizione regolare, Joaquin! Incredibile! Incredibile! 3-2! La rimonta della Fiorentina! In due minuti cambia tutto! Esplode l'Artemio Franchi! Pazzesco a Firenze! Pazzesco! Cuadrado si porta via 5 giocatori, rimane forza! Con forza la palla dietro, il cambio di gioco, Joaquin solo, molto attento nel stoppare, ma soprattutto l'uscita di Buffon che gli toglie lo specchio della porta, ma è preciso, lucido, guarda Borca Valero, ovviamente qui è facile, ma è difficile in questo caso perché va anche in protezione Chiellini della porta, e Joaquin stoppa di prima intenzione, 3-2, incredibile. Non aveva mai segnato con la maglia della Fiorentina, il primo gol in Serie A di Joaquin Sanchez, la Fiorentina trova 3 gol in 10 minuti, dopo non aver mai tirato in Rodriguez. Finale di partita incredibile, mentre Borca Valero fa correre Cuadrado che è velocissimo, prova a stare su di lui Barzagli, Cuadrado come un quattrocentista con l'esterno dentro l'area di rigore per Rossi! 4-2! 4-2! Tripletta di Rossi! Incredibile! Rimonta definitiva della Fiorentina col contropiede di Cuadrado e con Pepito Rossi, sempre più capocannoniere della Serie A! Sta succedendo di tutto in una partita inverosimile! Inverosimile Artemio Franchi! Lo può dire la ripartenza, quella che l'ha fatta anche nel primo tempo e nel secondo, che poteva chiudere sulla palla di Pasquale che in area di rigore
manda via una situazione difficile, ripartenza improvvisa e tocco di Borca Valero, Cuadrado una marcia in più rispetto a Barzani, guarda anche dall'altra parte che c'è Rossi pronto a intervenire, vedi qui, parte, mette la quarta, ci sono due contro uno, da dietro non può rientrare due, con l'esterno non prende la palla Bonucci, è di prima intenzione Rossi, non doveva uscire, tre gol, incredibile, la partita è veramente pazzesca. Sono 5.425 giorni che la Fiorentina non batte la Juventus all'Artemio Franchi, 13 dicembre 98, 1-0. Firmato da Battistu. Culut nel finale col Galatasaray. Qui occhio a Tevez in area di rigore sul buco di Roncaglia, a sinistro dell'argentino, deviazione dell'argentino della Fiorentina e calcio d'angolo. Mai elogiare un difensore, in questo caso Roncaglia, che era stato tra i migliori. Qui sbaglia sicuramente l'anticipo, poi va a recuperare perché smorza il tiro di Tevez, è sempre pronto in agguato. Lancio lungo, Tevez in fuorigioco, ha raccolto il pallone, poi va calciato comunque fuori. Quindi il calcio di punizione sarà per Neto per il fuorigioco, quindi da dietro vediamo l'esecuzione di... Arriverà il fischio di Rizzoli sul rinvio di Gonzalo Rodriguez. 5.425 giorni dopo la Fiorentina torna a vincere in casa contro la Juventus, vince 4-2 con una rimonta incredibile, una partita veramente pazzesca con Giuseppe Rossi